Un osservatore conosce l'imbastitura della pedalata. La pedalata del corridore in efficienza ha un tempo solo. È unita, potente, unica, sulla punta dei piedi. La pedalata del corridore che comincia a essere in difficoltà è a due tempi, cioè il piede si piega a metà pedalata per pesare di più e prepararsi ad arrancare nel movimento ascendente. Ci sono in seguito le pedalate a tre tempi e anche a quattro. Si può dire che la pedalata abbia quattro tempi come nelle sinfonie di Beethoven. Primo tempo, sostenuto. Secondo tempo, allegretto, ma non troppo. Terzo tempo, andante, penoso. Quarto tempo, scherzetto del ritiro. La crisi può arrivare in vari modi, nel senso che ti avvisa pian piano e senti queste energie che calano minuto dopo minuto, non ora dopo ora, minuto dopo minuto, finché non ti spegni, e quando ti spegni è troppo tardi, oppure può anche capitare di colpo. Ti può fregare, nel senso che sei talmente concentrato che ti dimentichi di mangiare, di bere, quindi di ascoltarti. Ed è lì che arriva l'improvviso, e quando arriva ti fermi, tra virgolette, mangi e dici pensiamo a domani, perché tanto ormai è inutile.